in diretta da Capo i Prati di Fiuggi per il post gara della seconda sgambatura stagionale della Juve Stabia in questo ritiro di Fiuggi. Con noi Fabrizio Melara, autore del primo degli 11 gol con cui la Juve Stabia ha vinto per 11-0 contro questa equipe Fiuggi, sicuramente tra i migliori in campo. Fabrizio, importante comunque rodare i muscoli, soprattutto in questo periodo della stagione. Sì, sicuramente più che rodare i muscoli per prendere un po' di confidenza con la palla, perché stiamo lavorando tanto, soprattutto sulla parte atletica, quindi bisogna prendere un po' di dimestichezza con la palla, quella che ci manca di più. Fabrizio, quest'anno si parte dal primo giorno di ritiro con te, quali sono i tuoi obiettivi di quest'anno e soprattutto questo cambio societario, un tuo pensiero su questa estate gialloblu, su quello che dobbiamo attenderci quest'anno da questa squadra? Ma sicuramente è stata un'estate un po' da cardiopalma, perché fino all'ultimo non si sapeva mai niente, abbiamo ricevuto la chiamata fortunatamente a 2 giorni dal ritiro, però siamo ripartiti carichi e vogliosi. L'altro ieri sono venuti i nuovi presidenti e i nuovi soci del presidente Franco Maniello, e si sono presentati, insomma, ci hanno rassicurato, hanno grandi progetti per la Juve Stabia, soprattutto per Castellammare, per riportare questa piazza dove conta, però logicamente ci vuole del tempo, perché non è che si vince facile e subito, quindi bisognerà lavorarci, però partiamo da una buona base, perché da giocatori che si conoscono, che stanno insieme già dall'anno scorso, quindi siamo tra virgolette un po' facilitati, però non è semplice, sicuramente serviranno dei buoni innesti, la società saprà come muoversi, i direttori sapranno benissimo quello che fare, quello che serve, e anche se siamo partiti, insomma, tra virgolette un po' in ritardo, noi ce la stiamo mettendo tutta per arrivare bene all'inizio. L'anno scorso sei arrivato a gennaio non in perfette condizioni, ma non per colpa tua, perché il Benevento aveva puntato su altri calciatori. Adesso inizi il ritiro con la Juve Stabia, hai parlato della nuova dirigenza, del nuovo progetto Juve Stabia 2018-2019, ma Fabrizio Melara in questo progetto come si vede? Sì, l'anno scorso sono arrivato a gennaio e sinceramente mi sono sempre allenato, però la partita, la condizione di dalla partita non te lo dà nessun tipo di allenamento, quindi questo è stato, insomma, lo scoglio più grande l'anno scorso a superare per me. Quest'anno, dai, partendo dal ritiro, facendo le cose dall'inizio, speriamo per il meglio. Ma Fabrizio non so se sia al centro del progetto o meno, io penso a lavorare e fare il massimo e portare più in alto possibile la Juve Stabia, poi sarà la società a vedere e valutare tutto quanto. Io cerco di fare il mio sul campo, perché tra virgolette sì, c'è bisogno di rendersi conto che la società ha le spalle, punta su di te, ma la cosa primaria e principale è i stimoli che devi trovare tu da dentro per cercare di fare sempre meglio. Ecco, hai detto che avete avuto un primo contatto con la nuova proprietà, hai detto che vi ha dato delle rassicurazioni, ma qual è stata la tua impressione? Come hai vissuto tu e il resto della squadra quel mese, dal 12 giugno, dal momento in cui Franco Maniello ha detto non ce la faccio più a portare avanti il progetto, al 12 luglio, quando invece effettivamente è rinata la Juve Stabia, sempre con Franco Maniello, ma con una minoranza rispetto ai nuovi soci? Sì, è stata un'estate, devo essere sincera, lunga, sembrava che non finisse mai, perché è stata veramente lunga. Poi notizia su notizia, non si sapeva bene qual era la verità, sapevamo che, insomma, il presidente cercava dei nuovi soci, dei nuovi comunque centroidi, perché da solo non ce la faceva più, e quindi stavamo attendendo tutti quanti questa punta bianca che fortunatamente è arrivata. Per quanto riguarda la nuova dirigenza, abbiamo avuto pochi contatti, perché sicuramente anche loro stanno facendo tutto di fretta, come lo stiamo facendo noi, per cercare di arrivare al meglio al prima possibile all'inizio del campionato. Quindi ci hanno detto che stanno lavorando per Castellammare e per la Juve Stabia, e logicamente, come ho detto, ci vuole del tempo, speriamo che possano fare del meglio soprattutto per Castellammare e per la Juve Stabia, perché lo merita veramente.